quota della finale più numerosa della giornata, quella della Minoc, con 34 piloti schierati sulla griglia partenza. In pole position parte Ugo sulla kart Energy Vortex gommato Bridgestone numero 581, a condividere la prima sfida col pilota della Energy, il driver della Tyrrell, Pietro Deliguanti, numero 598. Seconda fila, terzo tempo per il numero 516, Lorenzo Restico, sempre su Tyrrell, attaccato da Renato Pizzotto, numero 573, Paolo Gallo. Gara partita intanto con la partenza però non regolare, devono ripetere la procedura del giro di formazione, i piloti infatti rallentano. Eravamo appunto rimasti all'ottava fila con Paolo Gallo, Marocco Mattore, Paolo Gallo, numero 589, Mattore, Guedes, nona per Paolo Gallo, due vocati, numero 503, completano la top 10 in una posizione di Timoteo Spuciazic, pilota polacco della Indycar, affiancato da Jacopo Giuseppe Jimenez sulle vocati, numero 584. Quindi si va a ripetere il giro di formazione, vedremo se sarà la volta buona con... Ma guarda che distacco che tiene, non capisco perché fa così, dovrebbe stare attaccato, dovrebbe stare attaccato a quello di dietro, solo che partenza fa? Rock, buona, vediamo se la partenza questa volta è valida. Gara dunque iniziata con Ugo Ciuppu che parte con degli guanti, che sembra però avere più spunto, bagarre molto accesa tra i piloti testa con Restico che si aggiunge, è una battaglia davvero molto serrata, Restico però scivola leggermente indietro, mentre davanti sono degli guanti, un Ciuppu con l'inserimento di Pizzotto a giocarsela senza risparmio, molto molto vicini. Vediamo Mazzola, Palacco, Jimenez, Braunhofer, Gallo e Kucharczyk, queste le prime 10 posizioni, mentre Deliguanti è scivolato addirittura in ventesima piazza. A quanto viene riportato dalle informazioni, il tempo reale passato dal servizio di cronometraggio con kart che finisce nella ghiaia, gara presumibilmente finita per il driver che prova a trarre il mezzo fuori dal trettolino, ma mentre in lista rimangono Ugo Ciuppu, Cecchi, Restico, Mazzola e Jimenez, raccolti un secondo e mezzo al passaggio sul traguardo. Bello il confronto anche intanto a questo gruppo, sono diverse le occasioni di bagarre. Il 18 mi sembra dover dare servizio, viene dato ovviamente bandiera gialla
prima del ingresso della S, proprio perché il kart tosto fermo a bordo da seconda posizione che ha registrato il giro record di 56-155, siamo quasi a metà gara, una gara che presenta ancora molti elementi di servizio, per cui ci sono almeno 4 piloti che sono in grado di giocare la vittoria. Frattanto viene pronto sul cartello che annuncia la piena di servizio del numero 549, tratta di Riccardo Francesco, nota che comunque in questo momento il la propria battaglia con Tecchi per la leadership, la propria volta apprezzato da Rettico e Mazzola, dovranno essere qui 4 piloti più accreditati per la vittoria finale. Entro la Mainz va a completare anche il corso. Vediamo, attenzione, si ritrova all'interno di un Rettico al tornantino, ma il Rettico dice Votucu grazie perché ha pagato ovviamente quasi i settori fa perdere il loro terreno e quindi il leader della corsa Ugo Votucu può concentrarsi più proficuamente il preparato il cartello dell'ultimo giro che verrà posto a termine della stessa tornata, la quale non manca molto, intanto attenzione, sorpasso di su Rettico, Rettico deve anche calcolare con Mazzola, ma vediamo la replica di Rettico su Mazzola, grande pagato, un contatto, finiscono all'esterno e rimangono attaccati a Rettico e Mazzola. Primo rischio da una per il porta la bandiera a calcio, ma si confusione con la gente che prova gli ultimi tentativi per agganciare un po' giù, vediamo se riuscirà a coronare il proprio investimento oppure se un po' giù andrà a commentare a cercare con il tempo una gara veramente speciale. Dalla posizione
vittoria per tutti i pilota.